ci ritroviamo a discutere sulla libertà dell'uomo, sulla libertà di educazione, però poi noi scopriamo che comunque tutto questo è condizionato da un unico potere. Se la mia libertà si misura in termini di consumo, consumo non manca nessuno. E la rivolta, Bauman dice sì, quando sono rivoltati le banlieue piuttosto che le altre forme di rivolta, le ultime grandi ondate di rivolta a Londra, le banlieue, Bauman diceva fondamentalmente si è trattato di una rivolta di consumatori frustrati, di gente che non ha accesso alla disponibilità economica di spendere i prodotti, quindi per cosa mi devo spendere. Il discorso della libertà è un discorso complessissimo, ci pensiamo a 2500 anni, non è che si può risolvere né stasera, forse né mai, però per come si delinea questa forma di potere che vede come punto d'arrivo l'uomo consumatore medio, dà una risposta efficace perché immobilizza e castra soprattutto i giovani e quindi li rende proprio accecati rispetto alle problematiche, macro problematiche come quelle ambientali, praticamente manca l'ossigeno, eccetera, tutto quello che ne consegue, piuttosto che altre problematiche, perché tanto io ho una ricompensa in termini di consumo immediato e quotidiano, cioè che va dalla merendina fino all'undicesimo paio di scarpe da tennis, piuttosto che a tutto il comfort che anche noi qui, tutti noi abbiamo, e parliamo da questo punto di vista. Quindi se qualcosa deve venire, una riconfigurazione di una possibile lotta di classi, sicuramente non da noi. Ecco, in questo senso qua, forse reazionario Heidegger, però aveva visto bene, cioè forse è l'Occidente, no? La terra del tramonto, no? Noi siamo forse la terra del tramonto, siamo tramontati ormai, questa visione nichilista. Forse nuove forme di partono proprio da sud-est asiatico, dal proletariato della Cina, non lo sappiamo, quello indiano, l'Africa, le donne, cioè tutto quello che è alternativo alla nostra lettura, che poi quella è la filosofia, che è del maschio bianco europeo fondamentalmente, è quella dominante, quella lettura, e noi non riusciamo mai a cercare la soluzione in assoluto di questo problema, perché noi abbiamo generato questo mondo orrendo. È la filosofia stessa occidentale che ha generato questo mondo. E questa è una cosa non tragica, più che tragica in realtà.